Allora ragazzi, innanzitutto cominciamo col parlare di Bleve. Ieri la Carrarese è salita in Serie B al termine del doppio confronto col Vicenza in finale, 0-0 a Vicenza, 1-0 ieri a Carrara, con gol dopo pochi minuti proprio, dopo 5 minuti, e la partita è rimasta così, ferma sull'1-0. Da premettere che Bleve è stato premiato come miglior portiere della Serie C, il nostro Bleve. Io da quando giocammo col Parma, no, in Coppa Italia, ti dicevo, abbiamo dato in prestito il portiere sbagliato, dovevamo dare in prestito Brancolini, Bleve ce lo dovevamo tenere noi. E lui, come vedete, ha fatto una super stagione. Voi direte in Serie C, ragazzi, quando un portiere, quando deve parare, che sia Serie C o Serie B o Serie A, quando arrivano i tiri deve parare, e lui li ha parati. Quindi passiamo alla Fiorentina. La Fiorentina ieri, no, guardavo Sport Italia, la Fiorentina sogna Icardi e anche sulle tracce di Arnautovic, ma il vero obiettivo rimane Kristovic. La Fiorentina vuole Kristovic, e questo è proprio qualcosa che è stato, cioè proprio il nuovo allenatore, Paladino, che vuole Kristovic. Però poi a Sport Italia hanno detto muro del Lecce, che comunque se dovesse decidere alla fine di far partire Kristovic lo farà solamente per una offerta indecente. Oh. Vedete, già anche le televisioni stanno cominciando a capire che da Lecce non parte nessuno senza l'offerta indecente. Dorgu, a Sport Italia parlano un casino del Lecce, cioè forse è l'unica trasmissione dove il Lecce davvero lo mettono alla pari di Inter, Milan, Juventus, cioè allo stesso tempo parlano un casino del Lecce ogni sera. Mentre per esempio no, Top Calcio, che a me fa ridere come trasmissione, no? Perché sono davvero degli scoppiati tutti quanti, là, parlano proprio da tifosi, no? Parlano solo di Inter, Milan e Juve. Invece a Sport Italia parlano davvero tanto del Lecce, escono un sacco di notizie. Quindi per Dorgu si fa sempre più seria la pista estera, perché molte squadre sono restie a cacciare i soldi, ha detto il giornalista di Sport Italia. Lo so caro giornalista, in Italia sono tirchi, non vogliono cacciare i soldi per i giocatori buoni, vogliono i giocatori gratis, li vogliono in prestito secco. La Roma voleva in prestito secco voleva Dorgu. La Roma sta facendo problemi a pagare il nostro Falcone. Perché? Perché le vogliono tutto gratis loro, mi spiego? Aspetta, c'è il presidente della Roma che mo è uscita la notizia che vuole comprare l'Everton. Cioè, comprare una squadra sì, per spendere un miliardo. Comprare, cioè pagare 8-10 milioni un portiere, no. Cacciare 20 milioni per Dorgu, un ragazzo del 2004 che è il futuro del calcio, no. E allora, bello mio, Dorgu rimane a Lecce. O almeno, comunque a Roma ve lo sognate, uno come Dorgu. E poi c'era l'ultima notizia, sempre da Sport Italia, che poi strano, no? Tutte queste notizie escono su Sport Italia, che poi comunque Sport Italia non ne dice fesseria, 9 volte su 10 ci azzecca. Però per esempio sul sito del Lecce di queste cose non c'è scritto niente, su solo Lecce, su Pianeta Lecce, su Calcio Lecce. Comunque è quella di Gendré, che addirittura Gendré ha gli occhi di Arsenal e Bayer Leverkusen. E addirittura il Bayer Leverkusen ha avuto un emissario che lo ha seguito tutto l'anno, ha seguito un sacco di partite del Lecce, l'hanno visionato sia, diciamo, hanno voluto vedere sia come gioca nelle partite un po' più facili, no? C'è scritto tra virgolette, sia nelle partite più toste, come tiene la fase difensiva, e dice che sono rimasti molto contenti e molto colpiti, soprattutto quelli del Bayer Leverkusen. E quindi ci potrebbe essere un'offerta, però devono aspettare prima di... prima vogliono vendere il terzino che c'hanno adesso, e poi in teoria si butterebbero su Gendré. Gendré zitto zitto
ha fatto tanto, perché poi nessuno ne parla molto di Gendré, però Gendré è un giocatore che è davvero forte e ha avuto una facilità di adattamento in Italia davvero veloce. E c'era un'altra cosa, ragazzi, mannaggia, mi ho sbagliato a non segnarmele. Ah sì, la più importante quasi, di Pongracic. No, comunque vi invito davvero a guardare Sport Italia la sera, perché la sera sentirete parlare sempre Lecce, mercato del Lecce, e poi molte, il mercato delle altre squadre che ruota attorno a quello del Lecce. E Pongracic, Pongracic dicono c'ha già gli occhi di mezza Europa sopra, però se dovesse fare un europeo all'altezza del campionato che ha fatto, secondo il giornalista di Sport Italia si aprirebbe davvero una mega asta per Pongracic, perché Pongracic già oggi è seguito da mezza Europa, così ha detto, da mezza Europa, e non solo squadre italiane ma anche squadre di Premier, perché è un difensore molto roccioso che però ha detto del giornalista è uno molto bravo anche ad iniziare l'azione, e lui ha detto che ha dei piedi molto buoni, e certo Pongracic ha dei piedi molto buoni, certo non è che stiamo parlando neanche, però ha dei piedi molto buoni, e stanno aspettando di vedere l'inizio dell'europeo, e se dovesse dare seguito alle prestazioni fatte con Lecce si scatenerebbe una vera e propria asta. Ragazzi, io da una parte sono contento, no, che i giocatori del Lecce siano ambiti da tante squadre, però ecco, dall'altra, se davvero poi, no, tutte queste cose avranno un seguito, cioè il Lecce si troverà davvero a dover rifondare una squadra. Quindi io spero che sì, una, due cessioni al massimo, ma basta, poi non si può dare via 4, 5, 6 giocatori e ricominciare di nuovo tutto da capo. Aspettiamo sempre la firma del nostro Gotti. Ciao.